15:34, sto registrando col telefono questa volta, sono a camminare, ho pranzato con estrema calma e sono le, appunto è tardi, 3:30, però sono venuta a camminare nello stesso posto di ieri, oggi sono venuta da sola e volevo fare un po' di camminata, insomma, non tanto, non tanti chilometri, ma qualcosina. Guardate dove sono adesso. E non ho gli occhiali da sole. Ho risalito questo sentiero che parte da laggiù, dal ponte. Questo è il ponte di Geralba, qui sono a San Vito di Cadore, che hanno rifatto perché era stato spazzato via con vaia, con l'alluvione. Eccomi sulla strada. E qui si va a Cortina. Ecco qua. Qui inizia a vedersi già l'autunno. Guardate le foglie arancioni. Beh, sull'albero non ce ne sono tante. Non sono tantissime, però per terra sì. Sono già cadute. Però guardate che bel bosco che c'è qui. Bel sottobosco, anzi. Oggi non ho neanche preso lo zaino, quello grande, ho preso questo qua, che però mi fa l'arco sulla schiena, cioè non sta aderente alla schiena. Infatti vorrei comprarmi uno zaino più piccolo di quello che ho da casa. Quello a casa che cos'è? 27 litri? No. 25, 26. Una roba del genere. Vorrei prenderne uno un po' più piccolo. Per quando voglio fare queste camminate di un pomeriggio, cioè neanche qualche oretta, due orette, così. E boh. Ogni tanto al Lidl escono, però non mi convincono. Altri funghi, peccato che io non abbia niente per poterli prendere. Ce ne sono anche qui. Sono i gialletti. Cioè, noi li chiamiamo gialletti, poi... Finferli? No. Dubbio dei dubbi, sono così, questi qua sono gli originali, no, perché c'è anche la versione più falsa, diciamo. E questi sotto sono rigati così, gli altri sono tutti puntinati, comunque sono buoni. Appena passata una persona in mountain bike, però si è fatto la discesa. Sono dalla parte opposta di Dogana Vecchia, adesso sono un po' più avanti, più verso Cortina, e qua c'è tanta umidità, ma ho la maglia, ho anche i pantaloni lunghi. Sì, non ho preso tanta roba dietro perché ho detto tanto farò una camminatina così. Se dovessi arrivare a Cortina oggi, dobbiamo festeggiare. Se dovessi arrivare a Cortina, mi chiamerò Franz che mi venga a prendere. C'è qualcun altro? Certo. Che ridere. Uno, che cosa mi ha detto? Erano in tre. Uno mi ha salutato. Eccocene un altro. Aiutate, aspettate che mi schizzano l'acqua. Hi. Hi. Quattro saluti in quattro lingue diverse e io ogni volta rispondere a tutti diverso. Che incontri che si fanno in montagna, nel bosco. Allora, praticamente qui c'è proprio scritto del cartello San Vito, di là, Zuel Cortina, di là, e San Vito con sentiero 426, sì, è quello per le mountain bike anche questo, molto bello. E a piedi si può fare, chiaramente, ecco, il cartello è quello. E adesso devo stare attenta a non essere investita da altre mountain bike. Qui si dovrebbe scendere verso il Boite, il torrente. Sono arrivata a livello del Boite, cioè dal torrente. E c'è l'acqua limpidissima. Penso sia anche bella ghiacciata, eh. Però ci sono delle tipo spiaggette. Mi farebbero una voglia. Perché?
Mi sa che gelida è dire poco. Non so chi ha presente l'acqua di montagna come sia. Cioè metti i piedi, ti rimangono lì i piedi praticamente. Qui a livello strada c'è un lago perché ha fatto talmente tanta pioggia. Secondo me questo qua era uno stagno una volta, ma ha fatto talmente tanta pioggia che il lago ha raggiunto il livello della strada e l'acqua è limpidissima anche qua. Da questa angolazione si capisce la limpidezza, si vede il fondo, guardate che roba. La via è più muschio, quindi la via è proprio stagno. Qui invece secondo me di solito non c'è così tanta acqua, perché è proprio a livello strada, arriva fino a qui. Questa è la strada. Vabbè, guardate qua come ha mangiato via, come ha mangiato via. Molto dialettale la cosa. Oh, che bel laghetto, che bel... Sì, dai. Abbastanza ferma lì l'acqua. Oggi è, non ve l'ho detto all'inizio, oggi è esattamente il 9 di settembre. Oh, che bello! Wow! Wow! Oh! La sabbietta! Che trasparenza sta acqua! Secondo me le giornate di settembre sono ancora... Che aria calda che c'è qui! Oddio, si sta benissimo! Adesso passa una bici e mi tira via il braccio. Comunque le giornate di settembre sono ancora meglio rispetto a quelle di giugno. Secondo il mio punto di vista, poi. Ma per me è meglio ancora settembre per andare a camminare. Qua c'è addirittura un cartello. Che affa che c'è qua! Non si respira. La via c'era freddo. Qui c'è affa. È tutto molto interessante, anche qua sto cedendo la strada, poi c'è ancora tanta acqua, eh. Sì. Vabbè dai, che bel posto, che bel posto. Ed è importante vestirsi prima o poi, perché c'è un'arietta freschina, che forse è meglio mettere la maglia di panno. Dunque, Cortina. Questo è Pontes de Val d'Ortier. Adesso chiamo Franz. Sì, 4:26. Quasi quasi chiamo Franz e gli dico, gli chiedo se può venire a prendermi a Cortina. Così io continuo la mia passeggiata, ma non torno indietro per la stessa strada o mi faccio venire a prendere. Che bel bosco tenuto bene. Wow. Dopo aver camminato un po', allora ho incontrato due persone e sono arrivata a questo punto. Questa è tutta la zona della frana di Acqua Bona, che parte da là. E poi c'è l'altro canale, che è quello lì. E lassù, che passa, c'è la statale. Arrivata ad un altro cartello, un altro bivio. Di qua si va a Cortina, Sokol. Da quello che ho capito c'è un camion fermo. Mi sono seduta su uno di questi. Questa è un'azienda agricola che io non sapevo neanche esistesse,